Vogliamo parlare di suo fratello morto anche lui sul lavoro? Innanzitutto come si chiamava? Giovanni Di Lorenzo. Il fatto è successo il 26 luglio 2007, che lui portava una pala meccanica. Dove? Nelle vicinanze? Nella zona di Sperone. Si girò, si è rimbalzata e ci rimase sotto, lasciando la moglie con una bambina a quel tempo che aveva 3 anni. E questo monumento è un ricordo di Giovanni? Di Giovanni e tutti caduti sul lavoro. Sul lavoro. Che dopo 10 anni sono riuscito a realizzare questo sogno grazie a una persona amica che riuscì a farmi fare questo sogno dopo 10 anni. E il 26 luglio del 2017 è stato realizzato. È stato realizzato, esatto. Come ogni anno, io sempre in memoria di mio fratello realizzo anche un memoriale il sabato dei comitati. Perché suo fratello era un cullatore? Un appassionato dei gigli, un cullatore dei gigli. Era uno che stava in mezzo e era una persona che tutti, credo... Con quale Paranza, diciamo? La Paranza FT. FT. E ogni anno poi la seconda domenica di ottobre che cade la festa dei caduti sul lavoro. Noi lo ricordiamo come? Con la corona che generalmente la mette il comune. Sì, no? Mette il comune, perciò esatto. Ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale e Raffaele Napolitano che ogni anno è sempre presente. È sempre presente. E basta, questa. Esatto. Lei è la mamma, di Giovanni, è la mamma di Giovanni. Che ricordo ha di Giovanni? Tutto il ricordo. Come facile di ricordare? È giusto. Non ti ascolti. Esatto. 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 Come facile ascoltare? Esatto. Quindi fu una giornata. Nera. Nera. E ancora nera. È nera, non sì. Non ti ricordo mai. Sì.